scusate. Cari amici, vicini e lontani, finalmente è giunto il momento. Come abbiamo praticamente la cometa che ci avverte di un evento straordinario, stratosferico nel nostro universo e nella nostra vita, così praticamente è il Master 2023 che riceverete praticamente il 28 e il 29 gennaio di quest'anno. Quindi praticamente vi invito a partecipare non solo agli analogisti, ma tutti gli allievi e, come se non bastasse, anche coloro che vogliono comprendere il perché e cosa fare per risolvere i nostri problemi quotidiani e anche quelli così definiti patologici, ossia aberranti, sia di tipo sintomatico e sia di tipo somatico, fisico, acuto, cronico, terminale. Ma questo lo sapete. Dobbiamo agire perché il protagonista di questo master sarà il pensiero. Quindi praticamente scoprirete il sistema meccanicistico che andrà, anzi che no, scoprirete il sistema meccanicistico che conoscete sarà naturalmente supportato, integrato dal sistema energetico. Il sistema energetico che ha come obiettivo e naturalmente come protagonista il pensiero. Quindi possiamo dire che mettere nel sistema matematico che riguarda la calibratura del turbamento relativo, ossia dei personaggi attuali della vostra vita che vi fanno soffrire, passeremo attraverso il sistema energetico a calibrare l'energia specifica di cui si compone il pensiero e il turbamento base, che è prettamente metafisico, perché il turbamento base è il primo turbamento della nostra vita, non quello attuale, relazionale, sentimentale, autorealizzativo, ma quello che permette al tempo all'interno della famiglia d'origine si è prodotto nella famosa triade base, che è dato appunto da papà, mamma e individuo, ossia figliolo. È lì che si crea questo turbamento base, si chiama anche imprinting, stampo, per quanto riguarda la definizione poi del braccio destro e sinistro, molto importante, che sapete è diventato un evento fondamentale nella diagnostica del problema e della sua risoluzione. Quindi praticamente integreremo il sistema meccanicistico che ha come assioma non cade foglia, che l'inconscio non voglia, con il sistema energetico che ha come assioma non cade foglia, che il pensiero non voglia. Quindi capirete che non sarà nel sistema energetico l'inconscio ad essere l'attore principale della dinamica che ci porta ad avere dei problemi e a poterli risolvere. Abbandoneremo il negoziato nel sistema energetico, non dobbiamo più contattare col nostro inconscio la soluzione dei problemi, perché saremo noi stessi a definire quali sono le procedure, e lo scoprirete nel master, opportune affinché sia lo stesso operatore, che sia un analogista, ma comunque che sia la persona che è a conoscenza di queste cose, a dovere o aiutare gli altri o aiutare se stessi attraverso questa azione. Cioè il negoziato, se lo mettiamo su noi stessi, lo facciamo col nostro pensiero, non lo facciamo più con l'inconscio nel sistema energetico. Naturalmente questi due sistemi, che uno ha come alfiere quello meccanicistico il turbamento relativo, l'altro, il sistema energetico, ha come bersaglio, punto di sistemazione il turbamento base. Messo insieme le due cose, signori, voglio dire, altro che bomba, è qualcosa di più, che ci permette di ridurre notevolmente non solo i tempi di risoluzione di un problema, che erano già notevoli col sistema meccanicistico, ma come se non bastasse ci permette di essere attori fondamentali della risoluzione del problema. Il negoziato lo dobbiamo fare con il nostro pensiero, salvo trovarsi in uno stato di plagio
o di manipolazione mentale, in cui in questo caso naturalmente dobbiamo prima procedere alla fase di decontaminazione, per poi, quindi da dipendenza in sostanza, per poi poter agire sul problema attraverso le famose calibrature per un problema ordinario e il famoso ribaltamento per un problema di aberrazione. Scoprirete tutte queste tecniche che poi andranno a rafforzare notevolmente le procedure nel campo della comunicazione anche analogica e dell'ipnosi dinamica, perché ogni scoperta che praticamente avviene nel cammino delle discipline, della conoscenza delle discipline analogiche, naturalmente porta a beneficio poi su tutti i quattro fondamentali rami di appartenenza, quindi comunicazione, ipnosi, filosofia analogica e soprattutto in questo caso fisioanalogia, perché due giorni si baseranno esclusivamente sulla risoluzione rapida dei problemi, a cui si aggiunge un altro aspetto fondamentale. Avremo due weekend, l'altro sarà dopo 15 giorni dal primo, perché apriremo per un giorno e mezzo tutto il laboratorio su quanto è stato esposto e chiarito nel master del primo weekend, del sabato e domenica. Quindi due weekend meravigliosi per far sì che le persone che hanno desiderio di professare liberamente e secondo legge, quindi queste discipline, lo possono fare con tranquillità e serenità, e nel contempo datosi il sistema olistico di appartenenza, in quanto ci occupiamo di energia, come lo yoga in sostanza. Se esiste lo yoga esistiamo anche noi, senza problemi. Questo per far capire rapidamente che cosa intendiamo dire come sistema olistico, che si differenzia da quello allopatico, che sarebbe quello del medico, quello degli ordini precostituiti professionali. Questo è ordine libero, basta essere nell'attestato dell'elenco dell'Università Popolare sulle Discipline Analogiche. Voi potete non solo professare, per cui aiutare gli altri con queste discipline analogiche, ma al contempo soprattutto vivere una vita bene e meglio. Sarebbe poi naturalmente il mio nome. Vi ringrazio e vi aspetto sabato 28 e 29 qui in sede a Roma, e divulgato a livello internazionale attraverso via web in diretta. Un'altra cosa fondamentale: se volete approfondire queste conoscenze, avete l'opportunità qui sotto, naturalmente evidenziato, di poter accedere alla forma Ante Master, che avrete proprio una bella 30 minuti di approfondimento su tutti questi concetti che abbiamo testé oggi espresso. Vi auguro una buona, felice vita e viva le discipline analogiche. Grazie, arrivederci.